scoraggiamento dello stadio Ganeo, tutta Padova è con gli azzurri, tutta l'Italia aspetta questo momento perché con l'Australia non abbiamo mai vinto, ma oggi questi ragazzi, eccoli qui, questi volti possono fare la storia. E allora è proprio il benvenuto, la festa allo stadio Ganeo, 30.000 spettatori, Padova dimostra, l'abbiamo detto, di amare più il rugby che il calcio. Speriamo, a noi non ha portato fortuna l'ultima volta che abbiamo giocato qui, che abbiamo giocato qui, che compongono l'Australia, l'inno di Mameli. C'è ancora qualche momento perché è l'inno neozelandese per l'arbitro, Lawrence. Allora, Francesco Mazzariola, è ancora l'inno australiano, c'è stata una pausa proprio. Il pubblico che non sapeva, si ha interrotto l'inno a metà, però adesso ci sarà quello italiano. Inni suonati dalla banda di Selvazzano, dove hanno iniziato a giocare al rugby i Bergamasco, i fratelli Bergamasco. Molto caldo allo stadio Ganeo di Padova dopo l'inno di Mameli. Noi ci fermiamo un istante per la nostra pausa, poi di nuovo insieme andiamo a mettergli pressione ancora. Qui ci vuole una buona mischia, come diceva Andrea, cercheranno di destabilizzarci, probabilmente si muoveranno lateralmente, cercheranno di girare la mischia. Vedi come fanno dei passi laterali per spostare la base della mischia, ma riusciamo Canavocio, a giocare lo stesso. Fronte di gioco cambiato con Marcato, buona, di buona. E Andrea Massi, sì, 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 sì. È Mirko Bergamasco, Mirko Bergamasco, l'Italia in meta, grande meta con Mirko Paolo, Bergamasco, meta. Che azione memorabile, è partita dal raggruppamento, dalla mischia, con l'inserimento di Andrea Marcato sulla parte chiusa, la parte più stretta, quella da questa parte dove c'è meno terreno, eccolo qui, Marcato per Masi, che bello, con una grande meta. Nonostante la mischia avesse tirato dall'altra parte, Paolo, per cui loro probabilmente ci aspettavano ad attaccare dal lato sinistro della mischia, noi invece siamo stati bravi, abbiamo attaccato il lato chiuso e molto bravo Andrea Marcato a fintare il calcio, perché ha fintato come per fare il grabber o il raso terra, e poi invece è riuscito a trovare Masi libero in mezzo alla linea difensiva australiana, che ha fatto un 2 contro 1 semplice per Mirko, che è andato a segnare. E guarda quanto ha faticato per rimanere dentro il campo, non toccare la linea di fallo laterale, è andato a segnare questa meta che lo porta nella classifica di tutti i metamen, di tutti i marcatori dell'Italia, lo porta insieme a un grandissimo Francescato, Ivan Francescato, con e qui rischio 16 di metri, io Paolo, perché 16 Ivan metri. Per me è veramente un pilastro del nostro rugby, mi ha dato tantissimo e sono contento per Mirko che a casa sua, nella sua Padova, è andato a segnare la meta che probabilmente lui ha sognato tutta la notte precedente. Sì, no, ma da molto ancora. Allora, adesso siamo tutti in silenzio con Andrea Marcato, la trasformazione.
C'è. No, di poco. Aveva calciato comunque bene, è stato sfortunato che è andato leggermente a destra dei pali, ma buon calcio di Andrea. Italia dunque in vantaggio 14-11, siamo al 31esimo minuto di gioco. Il gioco è ripreso, adesso è Pablo Cannavosio, calcia direttamente, molto lungo Ashley Cooper,